della Regione Sardegna, siamo con l'assessore al turismo appunto della Regione, Gianni Chessa. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, questo è uno stand di una regione meravigliosa, mare, montagna, c'è tutto in Sardegna, cultura, tradizione. Che tipo di estate sarà quest'anno, dopo due anni di pandemia e dopo una guerra che incombe, diciamo, i confini, che dà un po' di preoccupazione? Per la Sardegna sarà un'altra stagione importante di flussi turistici. Lo scorso anno ci siamo avvicinati al 2021, al 2019, che era un anno record per le presenze. Quindi il 2021 è andato bene, certo con la pandemia dichiarata è chiaro che non sono mai numeri che potranno fare la differenza per soddisfare le esigenze degli operatori turistici, però la Sardegna vive soprattutto dell'80% dei flussi turistici per il mare. Ecco, quella di oggi è la ripartenza, speriamo veramente di metterci alle spalle sia la pandemia e speriamo che finisca, ahimè, una guerra che nessuno si aspettava. Io credo che sarà per la Sardegna un'estate importante perché i numeri in questo momento sono dalla nostra parte, molte sono le prenotazioni, certo alcune sono state sospese, non annullate a seguito della guerra russa. Sarà più un turismo di prossimità, cioè nazionale, o comunque lei vede anche un turismo internazionale? No. Pensate che l'80% degli italiani hanno deciso di farsi le vacanze in Italia e quindi d'estate una gran parte li cattura la Sardegna col suo bellissimo mare. C'è anche una forte richiesta di ripartenza del turismo straniero. Pensate che noi abbiamo 171 destinazioni verso la Sardegna, anche per andare da loro ovviamente, e 98 sono tutte destinazioni verso l'Europa, quindi c'è una forte ripresa del turismo europeo e quindi fa ben sperare che, abbinato a quello che sono già numeri importanti del turismo italiano, la Sardegna farà una stagione probabilmente anche da record. Ecco, mancheranno i turisti russi che chiaramente in zone come Porto Cervo, Villa Simius, Porto Rotondo e anche nella Maddalena sono molto gettonati. Questo è un grave danno economico per la regione e soprattutto perché ha investito negli ultimi anni in questo tipo di turismo. Sì, purtroppo questa guerra inaspettata crea comunque un danno all'economia. Il turismo russo in Sardegna è un turismo che porta veramente denaro, porta economia, posti di lavoro. Questi, insomma, se le cose purtroppo, ahimè, restano così, non ci saranno. Però stiamo catturando altre forme, altre presenze che certamente non saranno i numeri economici dei russi, ma come presenze sopperiranno purtroppo per effetto di questa guerra, però non solo in Russia, anche il mercato dell'est che verrà a mancare in Europa e anche in Italia. Ma speriamo, guardiamo con prospettiva che finisca questa guerra. Io mi auguro che il buon senso prevalga, insomma, per tutto il bene e per tutti. Insomma. Allora io le faccio in bocca al lupo per la stagione, che sia una stagione proficua e auguriamo a una regione bella come la Sardegna, meravigliosa sotto tutti i punti di vista, di poter riprendere il cammino che c'era, diciamo, nel 2019. Ringraziamo l'assessore al turismo Gianni Chessa, giusto? Grazie, grazie a voi. Buon estate. Venite a trovarci, siete ospiti graditi. Grazie, assessore. Grazie a tutti.